Saluto come di consueto Marco Allegra, avvocato, direttore del Centro Studi FIAC Asso Impresa Sicilia, e saluto Nunzio Zarcone, presidente della FIAC Asso Impresa Sicilia. Ben trovati entrambi intanto. Buonasera. Allora, il condominio resta sicuramente uno degli argomenti più battuti di questo ultimo periodo, lo sappiamo dai dati Auditel che ci arrivano mensilmente, che ci permettono di capire quali sono gli argomenti che interessano di più i nostri telespettatori. Questo è uno di quelli. Ritrovo con piacere l'avvocato Marco Allegra, che è un grande comunicatore, quindi sono particolarmente felice, e poi il presidente della FIAC. Bene, allora presidente, vorrei iniziare con lei. La FIAC ovviamente ha degli obiettivi precisi, quali sono? Ricordiamo che cos'è anche la FIAC. Allora, intanto buonasera a tutti. La FIAC Asso Impresa Sicilia è una federazione che si occupa del settore immobiliare in generale, e nello specifico però lavoriamo con condomini, la gestione dei condomini. Noi ci occupiamo di formare i nostri associati facendo dei corsi e degli incontri direttamente legati a pratiche condominiali. Questo perché, diciamo, che io ritengo personalmente, quello che ho condiviso sempre con i miei associati, che la crescita individuale è subordinata alla condivisione collettiva. Se noi condividiamo tutte le nostre informazioni, noi amministratori, noi tecnici, ci permettono di crescere individualmente ed essere pronti a qualunque tipologia di problematiche che possa nascere nel condominio. Dico, mi permetto di dire che la FIAC è diventata una realtà negli ultimi mesi, siamo competitivi, abbiamo persone molto, ma molto formate, molto, ma molto, diciamo... Grandi anche professionisti che poi sono legati alle argomentazioni condominiali, questo lo sappiamo di certo, anche perché non è la nostra prima, ovviamente ne abbiamo fatte delle altre. Mi permetta di salutare contestualmente il presidente di Asso Impresa Nazionale, Mario Attinasi, che ovviamente ha sposato la causa, e quindi a proposito di questo ne facciamo utilizzo anche di Asso Impresa, che è una grande confederazione che ovviamente sta dando degli ottimi frutti. Avvocato Allegra, intanto una sua opinione del condominio al tempo del Covid è inevitabile. Il condominio al tempo del Covid sta cercando di camminare ugualmente, anche se l'unica difficoltà sono le assemblee. Ci sono delle tesi sulla validità delle teleassemblee. Alcuni giuristi, anche rinomati, le ritengono praticabili, però ci dobbiamo ricordare sempre che il condominio è fatto di persone comuni, è fatto soprattutto di persone anziane, vecchiette, che certo, si troverebbero in difficoltà con una teleassemblea, indipendentemente dalla questione relativa a un'impugnabilità o meno di una delibera assembleare. Quindi il condominio in questo momento, ai tempi del Covid, cerca di risolvere le sue problematiche utilizzando le normative dei DCPM, quindi il distanziamento sociale, le mascherine. Ecco, a proposito di questo, lei, avvocato, naturalmente non può che curare e attenzionare anche a questi aspetti. Ecco, il decreto che adesso sta restringendo anche queste riunioni condominiali, insomma, che cosa ci dice in merito? Perché i nostri telespettatori a casa, che adesso hanno già iniziato a postare delle domande, quindi dal punto di vista legale lei avrà un successo garantito, perché le questioni condominiali molto spesso passano dagli avvocati, purtroppo dobbiamo dire, non per sminuire naturalmente l'importanza, ma per dire si potrebbero risolvere in altro modo. Quando arrivano al legale vuol dire, insomma, che la questione è veramente delicata. Allora, ci dica questa cosa delle restrizioni delle assemblee, perché già no, ce l'hanno chiesto nei posti, ma si possono fare le assemblee condominiali? E allora, non c'è stato un divieto specifico, c'è stato un divieto specifico di riunioni ed assembramenti, poi aperto con la normativa sul distanziamento sociale, quindi possiamo trovare
riunioni che devono essere assolutamente a numero chiuso, con il controllo degli spazi tra un soggetto e l'altro, l'utilizzo di mascherine, il controllo della temperatura prima dell'ingresso nell'aula di seduta assembleare. Quindi il condominio si deve attrezzare anche il condominio ha qualche difficoltà, ma se fa una seduta assembleare la deve fare nel rispetto di tutte le norme che da domani in Sicilia saranno ancora più stringenti, perché sappiamo che ci dovremmo mettere la mascherina pure per passeggiare, quindi il condominio ne prende, anche se in questo momento è un momento di deliberazioni a fiume, perché c'è il nuovo eco bonus e sisma bonus che ha messo in fibrillazione tutte le compagini condominiali per fare questi lavori a costo zero, che sono... Ecco, adesso ci entriamo sull'argomento eco bonus, perché anche quello, come posso notare, io ho un tablet collegato naturalmente con la pagina Facebook di Tele One, nella quale potete anche postare le vostre domande, insomma, se avete delle questioni condominiali, oppure parlare in diretta allo 091 333 660. A proposito delle ultime, quali sono? Dovete informarci. A proposito dell'eco bonus, è stato allungato il periodo di scadenza del 31 dicembre oppure ancora dobbiamo aspettare, Presidente? Allora, no, credo che ancora dobbiamo aspettare, perché non abbiamo ricevuto proroghe. Attualmente l'ultima data è il 31 dicembre 2021. Si attendono variazioni per il 15 ottobre da parte delle agenzie delle entrate, per eventuali comunicazioni inerenti a questo prolungamento di questo periodo. Però per adesso l'unica data utile che noi abbiamo è il 31 dicembre 2021. Oltre lì non possiamo andare. Per la realizzazione totale dei lavori, attenzione, perché i lavori devono partire mentalmente. Ecco, cosa c'è da aspettare ancora, insomma, perché sia prorogata questo utilizzo dell'eco bonus 110%? Dobbiamo attendere questo 15 ottobre, perché ci sono state tantissime richieste di adesione al bonus 110%, questo eco bonus di cui si parla tantissimo. Naturalmente i tempi sono molto ridotti per l'esecuzione dei lavori, quindi si rischia che moltissimi condomini dove ci sia la possibilità di poter eseguire questi lavori rimangano fuori da questa procedura e non poter usufruire di questo bonus. E allora si è studiato, le associazioni di categoria hanno proposto di allungare questo termine non più al 2021 ma addirittura al 2023, ove fosse possibile. Scusi, mi è sfuggita, qual è la data per la quale dobbiamo aspettare? Cioè, ci sono dei tempi? 15 ottobre, va bene, insomma, l'avevamo accennato anche nel nostro notiziario. Allora, io comincio a girarvi una serie di poste, però partendo proprio da quelli che sono gli aspetti intanto di vantaggio dell'eco bonus 110%, mentre poi lasciamo in una seconda parte i post che ci parlano di questioni, diciamo, ordinarie, no? Così si dice nel gergo condominiale. Avvocato, quali sono i vantaggi veramente per cui le persone, i condomini debbano sfruttare questa occasione? I vantaggi sono i lavori a costo zero. Lei si ricorderà che nell'intervento che abbiamo fatto qualche mese fa avevo sollevato, non dico perplessità, ma richiesta di attenzione e prudenza da parte dei condomini. Sì, sì. La normativa è stata scandagliata da tecnici super specializzati che hanno fatto uscire una legge che oggi sembra perfetta, cioè hanno coperto letteralmente tutto. Per darle un'idea, può accedere all'eco bonus o al sisma bonus anche l'inquilino, anche il detentore qualificato, purché esca i soldi. In caso di eredi che non hanno risolto le loro questioni ereditarie, può chiedere l'eco bonus il possessore dell'immobile. Immaginiamoci il caso di una mamma con quattro figli e uno solo dei figli abita la casa familiare che era stata lasciata
Non è stata fatta ancora accettazione di eredità, quindi non si sa bene chi sono gli eredi. Se l'erede fa, e questa c'era stata una risposta dell'Agenzia delle Entrate, se l'erede fa una dichiarazione di possesso esclusivo o momentaneo dell'immobile, quale erede? Ovviamente, uscendo i soldi lui se cede il credito, oppure utilizzando lo sconto in fattura senza uscire dei soldi. Quindi copre veramente tutte le fasce. E come ho detto in precedenza, ha incardinato la legge è stata incardinata soprattutto per i condomini in una figura giuridica che non si preoccupa di sapere se i condomini hanno debiti contro lo Stato. Quindi, se ci sono dei soggetti che hanno debiti contro lo Stato, non si interfacceranno con l'Agenzia delle Entrate perché sarà il condominio che con l'individuazione di figura giuridica autonoma potrà cedere il credito dei suoi condomini che avranno sostanzialmente un patrimonio di denaro da dare immediatamente all'impresa o alla piattaforma che è pronta a acquistare il credito. Senza preoccupazioni. Quindi Quindi la legge lei è dice comunque riuscita. la solidità, economica è un superamento degli ostacoli. L'introduzione della figura, di condominio diventa uno schermo per la posizione debitoria del singolo soggetto giuridico se l'ecobonus viene fatto col condominio. Per esempio, se un soggetto, una persona fisica volesse fare in ecobonus una villetta unifamiliare è possibile, ma dovrà dimostrare di non avere debiti contro lo Stato. Se invece si ritrova a farlo in fase condominiale, non è preoccupazione dello Stato sapere questa cosa, non chiederà compensazioni, non chiederà niente, Bene, chiederà bene. soltanto di cedere il Lei ha credito. detto una cosa che era rimasta un po' nell'aria negli No, ultimi no, collegamenti questa che ormai è avevamo fatto. certa. Perfetto, perfetto. Dal punto di vista legale, insomma, ci ha dato questa chiarificazione che credo sia arrivata. Però se i nostri telespettatori avessero qualche altro dubbio in merito all'ecobonus, possono, come stanno facendo, partecipare anche con i post o con le telefonate in diretta allo 091 333 660. Allora, andiamo proprio, insomma, a snodare alcuni passaggi fondamentali. Presidente, non finiremo naturalmente mai di ricordarlo ai nostri telespettatori, quali sono gli interventi che con l'ecobonus si possono fare in un fabbricato, in un edificio, e con quali caratteristiche? Allora, intanto bisogna sottolineare che per accedere all'ecobonus bisogna avere dei requisiti particolari. Perché questo noi dobbiamo ottenere l'efficientamento energetico di due classi energetiche, cioè significa migliorare due classi energetiche del proprio, in questo caso, proprio condominio. I requisiti fondamentali, i lavori che si possono eseguire, parliamo di cappotto termico per quanto riguarda tutti i prospetti condominiali e le coperture. A questi si possono aggiungere anche degli oggetti trainati, parliamo di infissi, caldaie a livello condominiale, adesso risultano anche che le tende da sole rientrano negli oggetti trainati e tanti altri piccoli interventi che possono essere fatti. Ecco, queste delle tende da sole mi mancava, devo dire, insomma, quindi Sì, si possono. nell'ultima, una Sono i delle lavori ultime. trainati Esatto, sempre dall'efficientamento, insomma. esatto, 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 esatto. Devono essere fatti in concomitanza al blocco iniziale che è quello dell'efficientamento energetico del cappotto esterno e della copertura. Volevo Ecco, per esempio, aggiungere una cosa vi leggo in un riferimento a quello che ha post. detto l'avvocato. Mi lega il posto, mi lega il Allora, posto. leggo il post che dice: ma se non riusciamo ad effettuare tutti i lavori entro il 31 dicembre, che cosa succede? Allora, la società o l'ente che prenderà l'appalto ha delle scadenze da rispettare. Qualora non riuscisse a rispettare le scadenze, ci sono delle penali che andranno a pagare, anche perché l'ente o la società che No, acquisisce ma quello specifico probabilmente, scusi, credito. Presidente, il nostro telespettatore che ci scrive da Catania, tra le altre cose, ci dice:
è in merito al 31 dicembre, ma il 31 dicembre per l'utili, cioè per la richiesta, non per il termine dei lavori, giusto? No. Il 31 dicembre 2021 è la fine lavori, data fine lavori. Ah, fine lavori? Non per la richiesta. Ok. Infatti i lavori, si presume che dipende dall'entità del condominio, non devono partire oltre gennaio-febbraio di quest'anno, cioè 2021, perché poi non ci sono i tempi tecnici per realizzare il lavoro del singolo condominio. Ecco perché si è richiesto... No, scusi, io sono un po' ritardato, quindi non ho capito. Allora, metta caso che noi abbiamo fatto già, io sono un condominio, noi abbiamo fatto già una richiesta... ci è stata consentita, ma i lavori che dobbiamo fare di efficientemente, dei lavori di traino, dei trainati, eccetera, eccetera, finiranno ad aprile del 2021. Ci rientro? Assolutamente sì. Oh, assolutamente. Perché entro il 31 dicembre, non è che se io non ho finito i lavori non mi... giusto? 31 dicembre 2020? No, non succede nulla. 31 dicembre 2021, se lei ha sforato quella data... dico lì si pagano le penali da parte di chi ha preso l'appalto, perché è una scadenza massima, non si può più aderire al bonus. Mi faccia entrare nella questione, mi faccia anche entrare nella questione legale, perché l'avvocato certo. Allegra ci può snodare anche questa cosa. Cosa succede se per esempio un condominio ha aderito all'eco bonus, l'impresa che ha avuto assegnato i lavori eccetera eccetera non rispettano i tempi prestabiliti? Non voleva essere duro il presidente, ma si perde il credito. Cioè si perde il credito, è gravissima. Si perde cosa. Il credito, quindi il lavoro deve essere concluso entro il 31 dicembre. Ho capito, ma può succedere che un'azienda, che ne so, ha avuto un problema. Il discorso delle aziende è... questo è risolvibile, perché... è vero che si può affidare ad un'azienda l'incarico, ma è vero pure che la tipologia degli appalti viene effettuata tramite società di servizi che offrono in questo momento un pacchetto completo. Ti indicano 4-5 piattaforme, ma parliamo di grossi nomi, Eni, Enel, Finmeccanica, banche, assicurazioni, dicono al condominio o alla impresa proposta dal condominio, puoi accedere al credito, sarai finanziata dallo soggetto che tu ritieni più opportuno. Oppure dicono al condominio, possiamo darti noi l'impresa, il che significa che se ti diamo noi l'impresa, se questa impresa va male la sostituisco dall'oggi al domani, anche se fallisci. Okay. Quindi è la piattaforma il soggetto forse più adatto a il fai da te. Con una norma così stringente non è opportuno, cioè non è opportuno dare un lavoro a una singola impresa che si finanzia o che dice di essere capiente, perché altrimenti dovrebbe avere una capienza per lavori che hanno costi elevati, cioè dovrebbe per esempio anticipare somme che possono essere 100-200 mila euro prima del primo saldo, non lo so, hanno bisogno dei finanziamenti, i finanziamenti li forniscono o le banche o le piattaforme o gli enti di credito che si stanno muovendo anche facendosi concorrenza tra di loro e creando un vantaggio per il condominio. Beh. Ovviamente il condominio ha l'unico interesse ad avere fatti bene i lavori, quindi deve esserci un controllo da parte di un team di, mi dispiace dirlo, di legali e di, che controlli che venga dato tutto in mano ai soggetti giusti, perché alla fine dovranno lavorare le piccole imprese, non le grandi imprese. Si sente parlare di general contractor, ma non è che faranno tutta l'Italia queste grandi imprese, daranno in subappalto a piccole imprese. È la bravura del team che si occupa di curare gli interessi del condominio è quella di curare che la piccola impresa sia ben pagata. Infatti. Anche perché le dico una cosa, è noto che il prezziario per il quale verranno pagate le imprese sarà il prezziario nazionale e non quello regionale. Il prezziario nazionale è un prezziario più alto del 10-15%, quindi consentirà alle piattaforme di dire il credito lo acquisto io, pago io l'impresa
e la riesco a pagare con una Perché, scusi, cifra che va intorno al 90%. la domanda nasce spontanea, come diceva un grande conduttore delle reti Rai. Perché è stato scelto l'adeguamento al nazionale invece che al regionale? Prima di tutto perché la legge è nazionale, quindi vale per tutta Italia. Quindi non potevano esserci prezziari diversi per la regione Sicilia, per la regione Campania, perché l'Agenzia delle Entrate controllerà ovviamente le asseverazioni fiscali che verranno fatte. Ho Per capito, esempio, un dubbio che era però ci stato. sono due misure, in Italia ci sono due misure e due velocità. E ora ce ne sarà una sola, perché che ci sia un prezziario più alto è conveniente per chi dà l'appalto dei lavori, cioè per il condominio. Il condominio ha bisogno che l'impresa sia ben pagata perché faccia un buon lavoro. Quindi Cioè lei dice questo è noi stiamo positivo. parlando di lavori a costo zero, ma dobbiamo ricordarci che il lavoro resta al fabbricato condominiale, che poi se lo va a controllare, deve verificare quanto dureranno questi cappotti e ha bisogno di un lavoro super Certo. garantito. È Quindi chiarissimo, così è chiaro. Io ho detto poco fa, questo è un lato positivo, ma positivo non si può dire più in tema di Covid, cioè in tempi di purtroppo Covid. No, perché appena tu dici positivo mi scappano attorno, per cui so voglio dire. Allora, post per il presidente. Buonasera presidente, se le case sono ICAP, noi possiamo fare richiesta oppure devono farla l'ICAP Palermo in questo caso? allora, parliamo di IACP, Istituto Autonomo Case Popolari. Sì, la richiesta per l'adesione al bonus 110 si può fare, ma lo deve fare comunque l'ente, l'istituto, non il singolo condominio inquilino. Ok, Basta quindi. presentare una richiesta all'IACP e loro si mobiliteranno per fare la pratica bonus, chiamiamolo in questa maniera. Perfetto, ci sono variazioni, no, sulla Io su presentazione? questo vorrei intervenire perché Prego. proprio nel sole 24 ore di lunedì, di ieri, Sì. c'è una risposta dell'esperto che dice che l'Agenzia delle Entrate con la circolare 24E/20 ha precisato che la detrazione spetta anche per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari, dallo IACP, comunque denominati. Ecco, quindi insomma Poi questa l'articolo prosegue, è una confermo questo dubbio. certificazione di quello che abbiamo detto, quindi abbiamo dato No, risposta. Bene, è una risposta, diciamo, documentata. questa è un'altra di quelle che naturalmente possono servire. Altro post, dunque Pasquale ci scrive: nel nostro condominio non sento parlare di nulla. Neanche di assemblee, tantomeno di ecobonus. Se io volessi fare qualcosa, cosa devo fare? E qui entra la parte legale, mi sa. E allora, in tema di condominio, la cosa che non sa il condomino è che l'amministratore ha l'obbligo di fare un'assemblea l'anno per il rendiconto e basta. Ok. Se un condomino vuole chiedere all'amministratore di fare un'assemblea, lo può fare tramite richiesta, chiamiamola cortese. Cioè, si può chiedere cortesemente, può convocare un'assemblea Sì. con questo argomento all'ordine del giorno. Di fatto possono esserci invece delle costrizioni da fare all'amministratore per un'assemblea condominiale, ed è se lui si unisce a tanti condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Un sesto? O un sesto o un quinto, poi insomma deve andare a guardarsi la norma, non vorrei sbagliarmi, ricordo un Vabbè, sesto. comunque, un tot Quindi di millesimali che. significa porre un argomento all'ordine del giorno, mandare una raccomandata all'amministratore e dire convoca ai sensi dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un'assemblea col presente ordine del giorno entro 10 giorni, se non la farai, io condomino insieme a questi altri soggetti, la convocherò senza di te e chiamo gli altri condomini io. Cioè, è una convocazione che si può fare nell'inerzia. Però questo condomino parla di questioni che hanno a che fare
con l'ecobonus, con, insomma, potrebbe anche cercare la collaborazione dei condomini, cioè se non c'è niente Bisogna può fare qualche capire. una telefonata, una mail, Sì. richiesta, diciamo, ci vuole anche una collaborazione a livello di squadra. Gli strumenti giuridici sono questi: un condominio non può obbligare un sesto del condominio. Bene, e quindi riunirsi. Allora, dunque abbiamo letto che il decreto prevede una parcella supplementare per l'amministrazione che seguirà le pratiche, perché è dato che non sono lavori extra. Io non l'ho capita, non so se voi sì. Rispondo io. Sì. Di solito, agli amministratori spetta un compenso straordinario per interventi che vengono fatti tipo prospetto generico. Una percentuale che può andare dall'1 al 5% dipende da quanto stabilito nel bilancio o nel preventivo presentato oppure in assemblea stessa. E qui si parla di consulenza amministrativa. L'amministratore può percepire una percentuale dello 0,50, dell'1, dipende da quello che l'ente che acquisisce il credito vuole cedere, perché comunque ha un lavoro da svolgere abbastanza delicato l'amministratore, perché si parla di certificazioni, si parla di documentazione importante che rientra il condominio. Quindi sì, può spettare e rientra nel bonus questa piccola percentuale riconosciuta all'amministratore. Ecco, e quindi l'amministratore ha tutti gli interessi, deve avere pure tutti gli interessi perché questa cosa si porti avanti, quindi organizzare le assemblee, vedere un attimo, preparare insomma il terreno, Assolutamente sì, lo confermo. Anche l'amministratore deve avere il suo ma tornaconto perché è un lavoro importante. diventa anche responsabile dei lavori e quindi ha una responsabilità molto importante. Quindi sì che c'è un ritorno, ma insomma bisogna accollarsi delle Si può responsabilità. rispondere dei danni. Si può rispondere dei danni. Ah, La si può mancata anche gestione rispondere dei danni, cioè c'è. mi Se faccio un uno è esempio perché responsabile. questa è importante. L'esempio è che l'amministratore è obbligato, in caso di cessione del credito, entro il marzo dell'anno successivo a comunicare i dati. Li sbaglia, può pagare. Ah sì, e quali sono L'intera cessione del credito potrebbe sbagliare. Per Un esempio. lavoro da 500.000 euro, l'amministratore si trova responsabile a pagare 500.000 euro. Ah, Esattamente. ecco, una robina da nulla, insomma, prendersi questa responsabilità. Le complessità sono tante. E se l'amministratore non si prende questa responsabilità? No, non può, in automatico deve, perché colui che firma il contratto è l'amministratore, la committente rappresenta il condominio nella persona dell'amministratore, cioè in automatico prende queste responsabilità. Ah, quindi l'amministratore condominiale ne ha gatte da pelare, insomma. Esattamente. Assolutamente sì. Ho trovato il termine giusto, è proprio tecnico, gatte da Sì. pelare. E tornando alle questioni che ci stanno ponendo i nostri telespettatori, ve ne pongo un'altra. Abbiamo già fatto dei lavori nel nostro condominio, ma non sono stati terminati. Come possiamo fare per recuperare i lavori già eseguiti? È bella domanda questa, eh? Prego, prego, Presidente. Allora, credo che il condominio in questione parli di poter accedere a questo bonus. Cioè, Sì, loro ma hanno hanno già fatto fatto delle. dei, a quanto pare hanno già fatto dei lavori. Adesso non è specificato se di efficientamento o che tipo di lavori. Allora, se i lavori sono stati cominciati dopo il 1 luglio 2020 e diciamo, rientrano in quei possibili lavori dell'ecobonus, tranquillamente possono fare richiesta perché ha una data retroattiva fino dal Ah, primo quindi luglio. se i lavori sono iniziati dal primo Dal luglio primo in luglio in poi? poi, dal primo luglio in poi, Bene. sì. Possono accedere, possono fare la richiesta di accesso al bonus e quindi anche quei lavori che loro già hanno anticipato ci rientrano tranquillamente. Perfetto, devono rientrare tra quei lavori di efficientamento che devono salire di due categorie, com'era la storia, adesso non me la ricordo precisa, però credo Efficientemente le due classi di energetiche. due classi energetiche, ecco, non mi veniva classi per cui. E quindi una volta che è questo, quindi diciamolo, telespettatori, insomma, soprattutto chi ci ha scritto, sì, si può fare se dopo il 1 luglio sono iniziati questi lavori che rientrano tra quelli previsti dell'ecobonus, così più chiari di così non possiamo essere.
Avvocato, ho una questione per lei sicuramente. L'amministratore non vuole consegnare, più volte sollecitato, il resoconto del 2019. Come devo procedere? Qua devo dare delle risposte brutte. Brutte, brutte. Diamole pure le brutte. Portate poi finiamo in bellezza però. E allora, teniamo presente una cosa. L'amministratore deve consegnare il rendiconto dell'anno precedente, quindi quello del 2019, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, quindi al 30 giugno. Ok. Ma siamo in un'amministrazione Covid. L'amministrazione Covid ha previsto delle sospensioni che noi avvocati le sappiamo perché ci sono stati sospesi i termini. Sì. Sono circa di 68 giorni dopo il 30 giugno. Ma l'inadempimento nel caso di mancata presentazione del bilancio verrebbe valutato, viene valutato dai giudici, soprattutto la sezione palermitana, in maniera oggettiva. Cioè al 30 giugno non l'hai presentato, tu puoi essere revocato anche su richiesta involontaria giurisdizionale di un singolo condomino. Siccome siamo in un periodo che è veramente tormentato, sia per l'impossibilità di fare le assemblee, perché l'amministratore entro il 30 giugno non deve presentare il rendiconto dell'anno precedente, entro il 30 giugno deve presentare una richiesta di assemblea relativa all'esercizio precedente. Sì. Quindi potrebbe teoricamente entro il 30 giugno convocare un'assemblea per i primi di settembre, sarebbe pur sempre nel termine di sei mesi. Il punto è che, come avevamo detto prima, c'è difficoltà di poter effettuare le assemblee rispettando il distanziamento sociale e rispettando alcuni condomini che hanno numeri rilevanti, che so, 60 condomini, 70, avrebbero bisogno di uno stadio per fare l'assemblea. Quindi non può essere considerato inadempiente un amministratore che non ha potuto convocare un'assemblea. Scusi, ma se facciamo la scuola, la didattica a distanza, perché non si può fare l'assemblea a distanza? Per il motivo che avevamo detto prima, perché la vecchietta potrebbe non avere il computer e quindi non si può fare l'assemblea. Cioè si potrebbe fare, ma sarebbe potenzialmente esposta a vizi e potenzialmente ingiusta, perché salterebbe la vecchietta di 90 anni che non vede l'assemblea. Per quello che mi riguarda, diciamo, attualmente dico, ci sono giuristi che ritengono più che valide le teleassemblee. Io ho qualche dubbio. Vabbè, parliamo di diritto sottile, però, in questo sì, caso. Sì, vabbè, ho capito. Però, lei tenga presente che se questa medesima cosa fosse capitata l'anno precedente, cioè nel 2019 per l'esercizio 2018, l'amministratore ne poteva essere chiesta la revoca, perché sarebbe stato in ritardo nei confronti della sua amministrazione. Significa che non presentare entro sei mesi il tuo rendiconto, tu stai interrompendo il rapporto fiduciario, perché i condomini hanno fiducia che tu i conti glieli dai subito. Certo. Questo è quello che dicono le sentenze in maniera univoca. Quindi, insomma, non si può esimersi da questo, da fare questo. Ma però siamo in un regime di Covid. Da uno. Nel regime di Covid questa cosa salta, sicuramente. Non verrebbe accolta. Non verrebbe accolta sicuramente. Va bene, passiamo adesso a questo posto, invece lo giro al presidente, perché ci chiede: un amministratore condominiale può decidere interventi ordinari senza convocare l'assemblea? Ma intanto bisogna capire cosa intendono dire loro interventi ordinari. Perché l'amministratore non richiede l'intervento all'assemblea qualora ci sia un'estrema urgenza. Interviene in urgenza e fa fare il lavoro e poi si fa da dire la spesa. Gli interventi ordinari l'amministratore può tranquillamente seguire
piccole manutenzioni, piccoli interventi, quello sì, non c'è bisogno, a meno che non si nominino qualche caposcala, famosissimo caposcala, che fa da intermediario tra l'amministratore e il condominio, che fa il riporto delle informazioni. Ho Quello sì, capito. tranquillamente può muoversi. Quindi dobbiamo dire alla signora Francesca che ci scrive, insomma, bisogna sapere esattamente che tipo di interventi ha fatto l'amministratore, altrimenti la risposta è molto vaga, no? E poi si dice, ah, ma voi date risposte vaghe. Certo, se voi fate domande vaghe non è possibile. È vero, avvocato, come la legge cosa dice in merito? No, la risposta è assolutamente sì, perché l'amministratore ha l'obbligo di conservazione delle parti comuni, quindi non solo li può fare, li deve fare. Ah, non solo li può, ma li deve. Beh, Li insomma, deve. questa In è ordinario, sì. in Ordinario, sì. ordinaria, chiaramente. Sì, in ordinario. Volendo anche ritornare a quelle che sono le questioni dell'ecobonus, mi sembra opportuno perché stanno arrivando ancora degli altri post, adesso ve li leggo, li faccio trascorrere intanto. Volevo anche specificare ancora una volta, insomma, il primo step. Per accedere all'ecobonus, qual è? Dal punto di vista intanto organizzativo, ci dice il presidente, poi dal punto di vista legale, invece l'avvocato Allegra. Allora, per quanto riguarda il primo step da seguire, è lo studio di fattibilità dei lavori. Con la nomina del tecnico, il tecnico presenta una scheda dove saranno elencati dei documenti, una richiesta dei documenti. Qualora questi documenti siano tutti a posto, allora lo studio di fattibilità viene dato l'ok e da lì si può procedere al secondo step, che è quella la firma del contratto per dare l'appalto all'ente o all'azienda. Nella richiesta dello studio di fattibilità, documenti base sono la concessione edilizia e l'abitabilità dello stabile. Poi viene presentata una richiesta, una domanda, dove il tecnico chiede esplicitamente al condominio se ha fatto abusi all'interno del proprio appartamento, perché quelli sono oggetti vincolanti e quindi non danno la possibilità di Che vuol dire, accedere. scusi, che vuol dire? Specifichiamo bene questa cosa degli abusi. Che cosa intende per abusi? Guardi, anche l'ordinaria veranda che troviamo nel condominio può essere un oggetto ostativo per il proseguimento dei lavori. Nello specifico la veranda è una cosa che può essere sanata con l'ex articolo 20 pagando delle quote al comune di competenza. Però se all'interno dell'appartamento vengono fatte oblazioni, cioè l'abbattimento di un muro o aver spostato il bagno da una stanza all'altra, quelli sono degli interventi ostativi vincolanti e se non si possono sanare, non danno la possibilità di accedere al bonus del 110, quindi non si può andare avanti. Ecco, quindi mi faccia capire, fatemi capire per i nostri amici telespettatori. Insomma, prima, il primo step è proprio fare un controllo e una verifica di tutti gli appartamenti. Cioè, Esatto, appartamento per appartamento. ecco, questo ci fa capire anche l'entità del tempo. Cioè, perché questi sono, devi trovare il condominio che ti dà l'accesso per il controllo, quando, come e perché. Insomma, Circa 30 giorni lavorativi ci sono per fare questa prefattibilità da parte del tecnico. dipende anche dalla quantità di appartamenti che ci sono. Se ci sono. Mediamente, andiamo mediamente, andiamo mediamente. Mediamente sono un 30 giorni già che vanno via così, no? Questo per capire anche perché giustamente tanta gente ha postato la preoccupazione, noi non riusciremo a fare i lavori in tempo dovuto, cioè entro il 2021, il dicembre del 2021. Avvocato, invece dal punto di vista proprio strutturale, a che cosa si va incontro e quali sono in questo momento i consigli da dare ai proprietari di immobili che hanno, diciamo, trasformato in un certo modo l'appartamento con questo, con quella modifica? Allora, questa è la parte, diciamo, un po' più dolente cioè l'immobile deve essere in regola. Viene consentita la cessione per immobili che non hanno abusi. C'è una risposta dell'Agenzia delle Entrate che dice che si può operare nel caso di nullità sanabili. Ovviamente la sanabilità o meno di un abuso la valuta l'ingegnere, non la posso spiegare io. Una veranda è sicuramente una nullità sanabile, altri tipi di abusi che possono esserci come un balcone in più, io non posso rispondere perché è proprio il tecnico che deve asseverare la bontà del lavoro
in relazione al requisito per poter ottenere l'ecobonus è questo. Il fatto è che lei mi ha chiesto qual è il passaggio successivo. Dato l'incarico per uno studio di fattibilità, che alcuni offrono a pagamento, alcuni gruppi, altri lo offrono totalmente gratuito, poi si deve stipulare un contratto, o con la società di servizio o con le imprese. Quindi si potrebbe arrivare a deliberare con 500 millesimi più uno di fare tutto l'iter per l'ecobonus, quindi io condomino A, condomino signor Rossi, voglio, delibero, do un voto favorevole, ho una casa senza abusi e delibero di fare nel mio palazzo di 60 appartamenti la procedura che mi consentirà i lavori a costo zero. Ci sono quattro persone con gli abusi che hanno votato no. Si stanno configurando delle situazioni in cui di fronte a assemblee favorevoli e condomini che ne impedirebbero l'esecuzione perché arrivato un certo punto la fattibilità sarebbe negativa da parte del progettista che dice o togliete gli abusi o non possiamo andare avanti, potrebbero svilupparsi delle richieste di danni per il fatto di avere perduto i lavori a costo zero. Ci sono dei precedenti di altro tipo su responsabilità dell'amministratore, per esempio, che alcuni giudici palermitani, alcune sentenze che avevo letto, avevano considerato responsabile l'amministratore che non aveva effettuato adeguatamente la detrazione per la ristrutturazione al 50%. E in questo caso era stato dichiarato responsabile, quindi potrebbe anche considerarsi responsabile il proprietario il titolare dell'abuso che di fronte a un'assemblea favorevole non toglie l'abuso, che l'abuso lo fa lui e ce l'ha lui, non è che ce l'hanno gli altri. E dobbiamo considerare che l'abuso è una questione che riguarda gli interessi legittimi, non riguarda i diritti soggettivi, quindi io condomino A non posso chiedere al condomino B di togliere l'abuso a meno che quest'abuso non incida su carichi, per esempio per calcoli di cemento armato. Viene fatta un piano in più senza calcoli di cemento armato. Io po posso incidere perché va a toccare il mio diritto soggettivo, ma se viene fatto un abuso che non va a intaccare né problematiche di decoro architettonico della facciata, né problematiche di carico statico, io posso soltanto denunciarlo ai vigili urbani, il titolare dell'abuso, non posso fare un giudizio. Certo, Quindi il questo. fatto che l'abuso mi impedisce a me, condomino A, io non posso accedere al bonus perché il condomino B ha un abuso, potrebbe. Scaturire una procedura, Ci insomma, sono legale. gruppi che insomma, a me mi hanno già fatto questo tipo di richieste. Quindi possono nascere delle questioni strettamente legali, insomma, perché c'è qualcuno che ha Non si va in impossibilità. assemblea. Se no, si va in assemblea, ma le assemblee non si possono fare. Cos'è il cane No, che dico, si morde? se ci ritroviamo come a quel condominio che dice non mi fanno l'assemblea, non fanno niente, allora non succederà niente. Ma se l'assemblea ha deliberato l'ecobonus e poi risulterà che per il condomino X non si può fare, io credo che il condomino, diciamo, che si muove nei binari della legge, che non ha fatto abusi, potrebbe chiedere i danni. Allora, giriamo questo altro post che dice: Salve, ho un appartamento a piano terra, ho deciso di innalzare la ringhiera del mio giardino che confina con l'atrio del portone d'ingresso del condominio perché mi hanno già derubato all'interno 3 volte. Complimenti, signora. No, scherzo, naturalmente, ci dispiace tantissimo. Sono autorizzata o devo chiedere al condominio se posso alzare la ranghiera di almeno 2 metri? Presidente. Posso rispondere anche
Sì, prego, prego. Allora, mi è sempre consigliabile passare l'informativa all'amministratore che andrà eventualmente a convocare una piccola assemblea o fare un'informativa agli altri condomini per questa situazione. Quindi Credo che deve Massimo Pasquale lo farlo. possa fare. Sì, sempre la comunicazione si deve fare. La La comunicazione comunicazione si deve fare. deve farla comunque in ogni caso, senza, signora, non faccia Assolutamente. i lavori di suo, Se insomma. il condominio Ecco, non l'autorizza, non lo può mettere la signora. Se il quindi. condominio non l'autorizza, non lo può mettere. Deve fare l'informativa, c'è una procedura da seguire. Informativa all'amministratore, l'amministratore informa i condomini. Se ottiene l'autorizzazione, ok. Se non ottiene l'autorizzazione, perché una ringhiera alta 2 metri, già praticamente il condomino al primo piano si ritrova la ringhiera sotto il suo balcone. Non facciamo altro che far salire i ladri dal pian terreno al primo piano. Cioè non potrebbe non essere d'accordo. Bravissimo, bravissimo Presidente, è chiaro, è così, già è un vantaggio anche per quello che sta al primo piano. Allora, detto questo, siamo negli ultimi minuti, vorrei sfruttare questa occasione perché ho visto che dai post che ci arrivano sicuramente ci sono anche tanti amministratori condominiali che ci scrivono perché si capisce, no? Sono un po' celati, si nascondono, però capisco che sono. Allora, prima il Presidente, consiglio agli amministratori condominiali. Su quell'argomento che vuole e poi dal punto di vista legale lo facciamo fare all'avvocato. Prego, Presidente. Intanto consiglio a tutti i colleghi di formarsi e tenersi sempre aggiornati sulle normative e su tutto quello che succede per adesso, perché la situazione Covid ha modificato il nostro modo operandi e l'amministratore si deve adeguare. Non facciamo i pazzi, non convochiamo assemblee che non possiamo convocare, non forziamo situazioni che non possiamo forzare. Usiamo sempre la testa e rispettiamo le normative. Questa è la cosa più importante che dobbiamo fare Avvocato, dal punto di vista legale, insomma, che cosa si può raccomandare agli amministratori? tutti. Dal punto di vista legale, raccomando agli amministratori di sostanzialmente le stesse raccomandazioni che ha fatto il Presidente Zarcone. Perché la normativa dell'ecobonus, per esempio, è una normativa che prevede delle sanzioni penali gravissime per chi sfora, quindi di stare molto attenti al condomino che pensando di ottenere un piccolo vantaggio voglia andare extra legalità perché le carceri si potrebbero riempire. Per farle solo un esempio. L'ecobonus prevede che possano essere fatti gli impianti a costo zero di fotovoltaico e c'è una piccola postilla in una norma che dice che la luce dovrà servire solo ed esclusivamente ad uso condominiale. Qualcuno ha già pensato di fornire la luce e il resto va dato allo Stato. C'è qualcuno che ha già pensato che la produzione del fotovoltaico possa essere estesa alle singole unità immobiliari, quindi avere la luce gratis. Non è possibile, la luce del condominio dall'impianto fotovoltaico potrà servire per l'ascensore, per le pompe Di che calore, insomma. servono alla caldaia, per tutti i servizi. Esclusivamente la luce scala per tutti i servizi condominiali. Quindi l'amministratore non deve farsi travolgere da richieste che sembrano bonarie, ma mettono sotto rischio, sto parlando di conseguenze gravissime, di smettere di lavorare, perché l'amministratore non può avere precedenti penali, se no non può svolgere la funzione di amministratore professionista. E quindi di stare molto attenti e fare capire al condomino che la legge è fatta, ma è una legge blindata. Allora, grazie per il momento. Noi naturalmente diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 15, sempre con condominio FIAC Risponde. Grazie all'avvocato Marco Allega, grazie al presidente Nunzio Zarcone. A presto, a martedì prossimo. Grazie, Grazie, saluti a arrivederci a tutti. tutti i telespettatori.